La gente non si indigna, branco di pecore. No, la gente si indigna pure troppo spesso, pure quando dovrebbe mantenere la calma, osservare bene, sedersi e ragionare. Calma, ragionare. Ma dove vivi? Come fai? Non lo vedi che va tutto male? Dio mio, osservo la realtà con un certo interesse da una trentina d'anni, cioè dalla metà degli anni Ottanta. Prima dei 10 anni non mi importava più di tanto. Siccome mi è sempre piaciuto ascoltare le persone coi racconti dei genitori e zii, copro fino agli anni 60. Con quelli di nonni e fratelli di nonni arrivo più o meno agli anni 20. Quindi quasi un secolo. E quello che vedo è che alcune cose sono migliorate, molte che erano male sono restate identiche. Molte altre sempre di quel genere hanno solo cambiato forma. Per così dire, si sono modernizzate come tutte le cose che nell'ultimo secolo sono decisamente peggiorate. Sai cos'è rimasto uguale o andato in peggio? Quello che richiedeva più tempo, prima ancora che per essere risolto, per essere compreso. E i miei nonni di tempo non ne avevano, perché c'era la fame, una guerra nell'infanzia e una a 20 anni, un lavoro nei campi che era un massacro, quello che un bambino doveva fare all'epoca, oggi stanca un uomo grande e grosso come me, per dire. Con la fatica e tutta la vita a testa bassa, i miei nonni hanno guadagnato un po' di tempo. Non molto, ma neppure poco per i miei genitori, che quel tempo l'hanno speso per avere un tetto sulla testa e che nessuno avesse potuto togliergli in qualunque momento, solo perché gli girava, e per regalare un'infinità di tempo libero dal lavoro agli stronzi come me. Così arriviamo ad oggi, o meglio, agli ultimi 20 anni, quando noi il tempo per osservare, capire, sistemare, lo abbiamo speso davanti alla televisione in coda per un cocktail annacquato dentro un buco di provincia che puzzava di sudore, il sudore che non viene dal lavoro puzza sempre, comunque a drogarci di qualcosa, oltretutto raramente di una droga come Dio comanda, che almeno sarebbe stata una scelta, un fatto di serietà, se vuoi, di decenza, senza mai ricevere un briciolo d'ebbrezza. Peggio di scopare senza godere, che è fra le cose più insensate, inutili e dannose. E tutto questo l'abbiamo pagato col nostro tempo, che era tutto il tempo del mondo. Oggi dovremmo indignarci, dici? No. Oggi dovremmo comprare una corda e un ramo di fico a 2 metri da terra, o una vasca d'acqua calda e un paio di lamette. Oppure se per caso a noi stesso volessimo riservare un po' di quell'umanità e di quella comprensione che non spendiamo mai per nessuno, mai abbastanza, potremmo sederci per 10 o 20 anni a osservare, ragionare, capire e allora forse alla fine, forse saremmo in grado di sistemare le cose in modo degno, risolvere sul serio, che comunque significherebbe un altro pacco d'anni di fatica, ma fatica vera, continuando comunque a mangiare merda più di quanto facciamo adesso. Solo così, forse un giorno, probabilmente una domenica mattina fra aprile e maggio, ci siederemo in mezzo a un prato all'ombra di un sicomoro o di un olmo a mangiare viole e sorriderci negli occhi. Sì, ma per adesso che facciamo? Domani, adesso? Per adesso tanta merda e ragionare dritto, oppure corda. A te la scelta.